Noi artisti abbiamo l'arte delle canzoni, della musica, un'arte chiamata leggera, no? Però quando poi possiamo spostare l'attenzione su alcuni temi, quando possiamo far riflettere su alcune tematiche, soprattutto quando possiamo aiutare, con cui il nostro mestiere si nobilita, e quindi io sono davvero grato e onorato di condividere il palco con artisti incredibili e di essere qui davanti a voi, soprattutto nella mia città. Quindi grazie per essere venuti in tanti per tutti gli anni. Mi piace pensare a questo spettacolo, non è che oggi questo è il 25, quindi avevo proprio la pressione di farla veramente importante, non che le altre non siano state, perché su questo palco ci sono stati artisti davvero incredibili. E mi piace però che questo evento abbia delle abitudini, no? Io parto tutti gli anni, inizio questo concerto con un brano che ho scritto e ho preso il titolo da un haiku giapponese di questo filosofo che scrisse nel 60 avanti Cristo, che era Max Basho, e una frase di questo haiku è dono per un addio. E questo è un brano che ho dedicato alla, dopo la scomparsa di mio padre, però mi piace pensarla con ambizione e condivisione, mi piace pensare che questo sia un brano che può essere per tutti davvero, no? Ognuno di noi ha perso delle persone, ha perso dei luoghi, ha perso degli animali, non so. Ma al di là di questo, volevo dedicare, come tutti gli anni, questo brano ad Alessandro Troiani. E lo facciamo tutti quanti accendendo gli smartphone, le torce degli smartphone, per sempre. Abbiamo questo cielo di stelle, portiamo il nostro amore e la nostra luce lassù, e soprattutto, se volete dedicarlo anche a rosicare a chi volete, credo che quando si parla di amore non c'è un limite. Quindi grazie.